من يوم ليوم شفاك شعبي عم بتعاني وانا بس الحالي بوجه اللي خلاني اجيب لشعبي واصحيك بهالبناني My name is Wehbi Badarni, I am the director of Mi chiamo Wehbi Badarni, sono il segretario di Saute Lamel, che significa la voce del lavoratore. Si tratta di un sindacato attivo tra i lavoratori palestinesi che vivono nella Palestina storica del 48, l'attuale Israele. L'obiettivo di questo sindacato è quindi quello di organizzare i lavoratori palestinesi in quest'area, lottare per i loro diritti e fornire loro assistenza legale. A partire dagli accordi di Oslo, la situazione della classe lavoratrice in Palestina è notevolmente peggiorata. E anche dopo la seconda intifada, quando Israele ha chiuso la Cisgiordania e la striscia di Gaza, la maggior parte dei palestinesi sono diventati ancora più poveri. Di fatto non c'è lavoro e quando c'è non vi è nessun referente cui rivolgersi per far valere i propri diritti. No address can give protection among the Palestinian workers who live inside Palestine. Per quanto riguarda invece i palestinesi che vivono in Israele, molte aziende private o statali impediscono l'accesso al lavoro alla manodopera palestinese. Prevent the Palestinian workers to work in these places. They can't work in the electricity. Per esempio, i palestinesi non possono lavorare nelle compagnie dell'elettricità, nelle aziende telefoniche, negli aeroporti, nei porti, perché secondo Israele si tratta di luoghi protetti da segreto di Stato. And most of the Israeli employers, they ask. Inoltre, molti datori di lavoro assumono personale solo dopo che ha svolto il servizio militare. E come si sa, i palestinesi che vivono in Israele sono esclusi dal servizio militare nell'esercito israeliano. They don't go to the army service. The workers got very cheap salary. I lavoratori di Gaza e della Cisgiordania hanno salari molto bassi, 3-4 dollari al giorno, perché l'economia è paralizzata. Sono costretti ad accettare questa situazione di sfruttamento perché con il muro e il blocco israeliano non solo non c'è lavoro, ma non c'è neppure la possibilità di muoversi per andare a cercarlo altrove. Israel control completely all the economic life. Israele controlla completamente la vita economica dei palestinesi che risiedono in Israele. E ha un controllo totale sulla striscia di Gaza e in Cisgiordania, non solo per quanto riguarda l'economia, ma anche sull'accesso alle risorse, a cominciare dall'acqua. And they control also the water and the other sources in the West Bank. Esiste un sistema di discriminazione contro i palestinesi che sono rimasti nella loro terra che risale alla fondazione dello Stato di Israele nel 1948. Gli israeliani hanno sviluppato l'industria e l'economia per se stessi, escludendo i cittadini arabi. Vi faccio un esempio di questa discriminazione. In aprile 2009, the Israeli Railway Company. Nell'aprile del 2009 l'azienda delle ferrovie israeliane ha deciso di licenziare tutti i lavoratori arabo-palestinesi, sebbene cittadini di Israele, dicendo che chi non aveva prestato servizio militare nell'esercito israeliano non poteva lavorare nelle ferrovie dello Stato. E così sono stati lasciati a casa dall'oggi al domani 120 lavoratori palestinesi. Workers from the workplace. Noi abbiamo iniziato una lotta, abbiamo intrapreso anche un'azione legale per tutelarli e in questo momento stiamo ancora attendendo l'esito del Tribunale del Lavoro. This issue is still pending in the Israeli Labor Court. Another example I give you,
There is one Israeli hotel. Vi faccio un altro esempio. Il proprietario di un albergo israeliano nel quale prestavano servizio molti lavoratori palestinesi provenienti dai villaggi arabi di Israele aveva chiesto al direttore del personale di fare in modo che i lavoratori non parlassero tra di loro in arabo, perché questo dava fastidio a lui e alla clientela. To speak between them the Arabic language. Di fronte ad un rifiuto, il padrone ha licenziato tutti i lavoratori. Noi abbiamo organizzato una serie di manifestazioni davanti all'albergo e dopo una settimana il proprietario ha fatto marcia indietro e li ha riassunti tutti. Quindi, quando parlo di sistema di discriminazione, non intendo episodi sporadici, ma di una situazione costante. The official union, the Histadrut, it's a part of the Israeli system. Il sindacato ufficiale, la Histadrut, è parte integrante della politica israeliana. Già prima della fondazione dello Stato di Israele, ancora sotto il mandato britannico, la Histadrut ha fatto di tutto per spezzare il movimento sindacale palestinese. The Histadrut never take any kind of action. Il punto è che la Histadrut non ha mai fatto nulla per difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori palestinesi. Never. In 1976, quando il governo israeliano intraprese una massiccia confisca delle terre dei contadini palestinesi che vivevano nella zona intorno a Nazareth, la Histadrut distribuì un volantino che diceva che se un lavoratore arabo avesse preso parte alle proteste e allo sciopero generale contro la confisca delle terre, non sarebbe stato difeso da eventuali ritorsioni dei padroni. E questo lo affermava quello che dovrebbe essere il sindacato di tutti i lavoratori che stanno in Israele. The Histadrut, the official union in Israel, the Histadrut will not give any kind of protection to the Palestinian workers who take a part in the general strike. And this is happened again. Questo è accaduto di nuovo nel 2000, durante la seconda intifada, quando i lavoratori palestinesi di Israele parteciparono agli scioperi generali in solidarietà alla sollevazione nei territori occupati. La Histadrut non fece nulla per proteggerli dalla repressione e dai licenziamenti attuati dai padroni in accordo con l'autorità israeliana. I think most of the union in the Arab world they belong to the regime, to the government in this country. Penso che la maggior parte dei sindacati del mondo arabo faccia parte integrante del regime ed è per questo che in questi paesi non si vedono delle vere lotte per difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori. Maybe in Lebanon there is a strong union, there is some movement. In Libano c'è un sindacato forte e qualche movimento, ma non si può dire che ci sia una vera battaglia per migliorare la situazione. Una novità c'è stata in Egitto, quando i lavoratori del tessile di Mahalla hanno iniziato una serie di scioperi a catena per il salario, ma si trattava di una rivolta che partiva dal basso, dalla fabbrica, non dal sindacato ufficiale egiziano, che, mi spiace dirlo, ma appartiene completamente al governo. E lo stesso purtroppo accade anche in Palestina, dove il sindacato ufficiale è sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese. In Palestine, the official union is a part of the Palestinian authority. وانا بس حاري بوجه اللي خلاني اجيب شعبي واصحيك الارض انا